DOP e IGP al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali si parla di protezione e tutela. Ma chi dobbiamo proteggere e tutelare? Un prodotto, un produttore, un consumatore? Prima di tutto un prodotto, che significa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, quindi un riconoscimento a livello comunitario di una produzione. Produzione che significa un territorio, significano regole certe, significa un ente terzo di controllo che controlla che tutto venga fatto nel modo corretto e soprattutto un discorso di garanzia nei confronti del consumatore rispetto alla tracciabilità di questo prodotto. Che cosa significa, leggo tra le righe del comunicato stampa, che l'aceto balsamico è un prodotto che viene da lontano? L'aceto balsamico, essendo una IGP e quindi ricadendo fra questi prodotti ed essendo uno dei prodotti più noti del mondo agroalimentare italiano, è anche purtroppo uno dei prodotti più abusati e quindi l'aceto balsamico di Modena, che è un nostro fiore all'occhiello, cioè che è una nostra produzione della grande tradizione italiana, purtroppo soprattutto al di fuori dei confini nazionali subisce una usurpazione e un uso indebito che chiaramente viene combattuto a tutti i livelli. È un po' più complicato anche il discorso per quanto riguarda aceto balsamico di Modena, perché c'è il termine balsamico che molto spesso viene usato da solo e quindi evoca nel consumatore il collegamento all'aceto balsamico. Ha però, come diceva lei proprio nell'intervista, una lunga tradizione, quindi questo potrebbe proprio aiutarlo a differenziarsi, a venire fuori come un prodotto principe, ecco, basta infondere coscienza nel consumatore tutto sommato. Assolutamente sì, si fa proprio questo nei vari mercati, nel lottare per far conoscere il vero prodotto, per fare quindi educazione, informazione nei confronti del consumatore e questo lo si fa, ma nel contempo si fanno anche le azioni a contrasto di coloro che usano o cercano di registrare indebitamente questo nome e questo marchio.